anche fuori grotta è il primo istituto scolastico completamente autonomo dal punto di vista energetico e il comprensivo gigante Negelli che grazie a un bando PON sulla sostenibilità ambientale è riuscito a realizzare sul terrazzo superiore, circa 1500 metri quadri di superficie, un impianto fotovoltaico di 152 pannelli solari. È un intervento che consta di 152 pannelli fotovoltaici, quindi che sviluppano 52.000 kWh all'anno, quindi tranquillamente soddisfa le esigenze dell'istituto scolastico. Originariamente questo era un terrazzo impraticabile, in quanto c'era un'infiltrazione d'acqua dappertutto, il manto impermeabilizzante era sconnesso, quindi l'impianto fotovoltaico, risparmio energetico, coebendazione, funzionalità della scuola. Il progetto, una novità all'interno del quartiere, nasce dall'attenzione della scuola alle tematiche ambientali ed ha preso forma durante un laboratorio sulla produzione di energie alternative. Non solo vuole essere la prima azione di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale, ma soprattutto per dare una risposta ai nostri alunni che durante un'attività laboratoriale chiaramente chiesero di poter di attivarci per in qualche modo installare un impianto fotovoltaico e così risparmiare energia. Questa è la prima come idea, progettualità che nasce dai bambini e dai ragazzi di questa scuola, dove poi si è trovata una sensibilità forte nella dirigente scolastica, nei professori, negli operatori, nei genitori, nel comune di Napoli che ha dato anche il suo sostegno e quindi come sempre un lavoro di squadra. E tanto sta facendo la nostra città per la scuola pubblica, in controtendenza anche rispetto al paese. All'inaugurazione dell'impianto fotovoltaico l'Officina del Sole nel plesso Negelli è seguita quella della palestra della scuola secondaria nel plesso Gigante. Sono stati illustrati alla presenza di istituzioni e cittadinanza anche i lavori di riqualificazione delle aree verdi e la ristrutturazione dell'anfiteatro all'aperto. Abbiamo realizzato una bellissima palestra e un anfiteatro per dare la possibilità ai nostri alunni di fare attività all'aperto e anche di fare concerti, visto che noi abbiamo a scuola una sezione ad indirizzo musicale.